questo genererebbe con una trama come se fosse un thriller, però approfondendo in particolare gli aspetti psicologici dei personaggi, gli aspetti sociologici del periodo in cui si svolge il libro, e quindi approfondire anche quegli aspetti che sono legati ai sentimenti. Quindi non abbiamo voluto fare questa narrazione che si svolgesse soltanto attorno ad una trama accattivante. Posso dire una cosa? C'è un libro che non c'entra nulla con questo, che però, come dire, se uno dovesse trovare, la prima cosa che ho pensato, vabbè, questo ha preso l'idea di costruire il libro da uno, quello che considero il più grande scrittore israeliano, che si chiama Shabtai, che è Inventario. Che cos'è? Inventario è un libro dove le storie, come dire, c'è una genealogia generazionale delle storie. Pensate che io voglia paragonarvi a Shabtai, non ci penso assolutamente, è un'altra cosa, insomma. Però, come dire, quel libro solo un ebreo poteva scriverlo. Cioè, solo uno che ha una cultura ebraica dove, come dire, l'esistenza è anche una citazione, l'esistenza è molto legata alla parola. Le vicende storiche, cioè l'esistenza non è solo l'esistenza di un momento. Ogni esistenza di un ebreo in qualche modo contiene dentro di sé storie di generazioni, storie di interpretazioni. E qui come ora era soltanto una suggestione quello che volevo inserire, cioè perché diciamo, tutta questa materia che attraversa i secoli, in realtà appunto l'attraversa passando per le vicende genealogiche, è un albero genealogico che arriva fino all'attualità, ma diversamente da Shabtai c'è un processo inverso, cioè Shabtai parte dalla contemporaneità e va e scava, e qui invece, come dire, si parte dal 1094 e dagli eventi che si scatenano da questa vicenda, della lettera del Papa all'imperatore, e quindi del come questo falso storico diventa veramente importante nelle vicende storiche che si sviluppano, però poi sono situazioni che a partire da contesti generazionali e contesti storici narrano le vicende intime delle persone. Cioè, una delle abilità che io ho trovato è che si racconta il modo di percepire l'amore, i rapporti, la vita in un contesto e il modo in cui poi le stesse cose si ripresentano successivamente in un'altra dimensione. Come dire, c'è anche un gioco di ciò che resta diciamo, di un mondo che non c'è più. E ciò che invece, come dire, non c'è più definitivamente, insomma. Però resta sempre questa dimensione che io credo che quello che diceva Paolo prima, cioè c'è un punto di vista che è strano, che venga da un italiano, ma è due italiani, insomma, però fondamentalmente c'è un po' l'esigenza di rovesciare questo punto di vista a partire da un punto in cui si narra questa vicenda, che non è l'occhio del chietino, ma è un occhio, come dire, che parte soprattutto da te. Io vi volevo fare una domanda, perché Lorenzo Paravano? Perché Paravano è un acronimo, è un acronimo dei nostri due nomi, perché Pa è Paolo, Raffaella, Marancana. E Lorenzo perché era un nome che stava bene con Paramana e l'editore ce l'ha consigliato.
volevamo all'inizio esporre i nostri volti, poi come ci ha trascinato. Rapidissimamente siamo in chiusura, perché il bello dell'incontro è anche la rapidità. Il signor Paramana, devo leggerlo per tutti, il signor Paramana ha all'orizzonte qualche altro figlio? Perché prima è stata la definizione molto bella il libro, soprattutto il primo. C'è un qualche progetto? Che madre vero, è stato tanto faticoso, è stato lungo, è stato veramente complicato. Però Paolo ha già cominciato a parlare di altre storie. Ci rivediamo fra 5 anni. Oh no, a Paolo, per chiudere, vi volevo chiedere una cosa così. Qual era il più bel complimento che avete ricevuto e la critica più feroce? Intanto io, prima di rispondere alla domanda, volevo dire che poi, ecco perché, siccome Paramana non è perché noi non volevamo esporre i nostri volti, è perché per il lavoro anche che svolgiamo abbiamo chiesto a chi di dovere, ci hanno consigliato di non mettere, senza ragioni chiaramente, i nostri nomi, anche per evitare fraintendimenti. Io per 5 anni comunque, dando questo lavoro che faccio di massacra e di notte scrivevo, io ho una rubrica ancora con tutti i libri che io dovrei adesso leggere, perché ogni volta che uscivo un libro, detto, quando finisco a scrivere non me lo copro e me lo leggo, perché il tempo poi alla fine delle 24 ore quando sono... C'era un paio da consigliare. E dunque, forse il complimento più bello è stato da parte di una... signora di mezza età che mi ha detto, una carità lettrice, non si aspettava un romanzo di questo genere, mi ha detto guardi, lei mi ha riconciliato con la lettura, questo è stato forse il più bel complimento che ho avuto. Forse il peggiore di un manager che lavora con noi, che ha visto, è stato colpito soltanto dalle scene di sesso descritte nel libro. E quindi è stato di fronte in ufficio questo problema che abbiamo fatto, che si parlava solo di quello, non ha colto neanche, però è stata una critica che io poi devo prendere, che dobbiamo prenderci per quello che è. Complimenti. Fortuna che all'inizio erano piuttosto tesi, invece hanno tenuto banco e vive ben destra la situazione. Niente, si potrebbe proseguire ancora, ma direi che non resta che leggere, ed è un consiglio, ripeto, non retorico. È un libro che prende, è un libro, uno incomincia a leggere le prime 20 pagine e arriva a pagina 496, che ora sappiamo che erano 1000, forse 1000 erano un po' troppo, insomma, 496 con un buon allenamento si riesce senza alzarsi alle 6 della mattina. Ho avuto una gratificazione prima venendo qui, perché uno si picca di leggere e di ancora di sapere il greco antico. Non avevo capito niente, allora ho chiesto a Paolo, ma con voce tremante, ma è greco antico? No, è moderno. Ah, che soddisfazione. Se c'è qualcuno che vuole fare domande, se no abbracciamo idealmente i due autori.